Sono prodotte da Claudio Bertò nell'alpeggio Champignon, dalla Borretta nell'alpeggio Lapierre, da Lidia Luciana nell'alpeggio Juan e da Fulvio Vierè nell'alpeggio Pes le migliori fontine DOP 2014. A deciderlo sono stati oltre 150 giurati eccellenti che, dopo una serie di degustazioni, hanno assegnato le quattro Grande Medaille d'Or del concorso Fontina d'Alpage 2014. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 26 novembre alla Maison Gargantua di Gressan. È un momento importante che vuole essere l'obiettivo finale di un percorso intrapreso dall'assessorato durante tutto l'anno in collaborazione con il Consorzio Fontina, con la cooperativa, con l'associazione allevatori, dove si è cercato di dare peso alla qualità del prodotto, si è cercato di intervenire con delle azioni importanti, con una serie di degustazioni durante tutto l'anno per determinare il valore della qualità del prodotto e per poterla diciamo, valorizzare anche economicamente. Questo concorso è dunque un momento per dare così una conclusione a tutto questo percorso, a permettere di valorizzare la nostra fontina e soprattutto di farla conoscere e divulgarla. Il concorso, organizzato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali in collaborazione con la Chambre Val d'Auteuil e con il supporto tecnico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte Fontina, ha visto la partecipazione di circa 50 produttori. Ogni montagnaro aveva la possibilità di scegliere una sua fontina, l'ha portata alla cooperativa produttore latte fontina, magazzino. Le fontine sono rese anonime, tagliate, fotografate, analizzate e il primo lavoro di selezione è stata fatta dai tecnici degustatori che sono gli stessi del progetto Fontina Qualità. I criteri che hanno adottato le giurie, perché in tutto sono poi 161 persone che hanno avuto il piacere e anche il divertimento di assaggiare queste 10 grandi fontine finaliste, sono quelle che troviamo sul disciplinare della fontina. Quindi i parametri sono profumi, elasticità e morbidezza, sapore, aroma, morbidezza, fondenza in bocca e colore e occhiatura. Un'iniziativa questa che in un momento di crisi economica diventa fondamentale per valorizzare l'impegno dell'intera filiera, anche dal punto di vista commerciale, attraverso il conseguimento di obiettivi di sempre maggior qualità. Un segreto vero e proprio non ce ne sono. Diciamo che tutti gli attori devono dare la loro, il massimo per lavorare bene tutti insieme, a partire dal pastore, il casaro e anche tutti gli altri. Che va a finire a quello che fa la stagionatura, devono fare tutti il loro lavoro per bene, poi il prodotto viene ottimo, diciamo. Le 10 fontine selezionate saranno messe in commercio grazie alla collaborazione con la Chambre Val d'Auteuil a partire dai primi giorni di dicembre, in una confezione speciale e a un prezzo che ne valorizzerà anche economicamente l'alta qualità. Per quanto riguarda la nostra collaborazione, noi quest'anno abbiamo portato alcune modifiche sull'anno scorso che ci sono state consigliate dagli esercenti. L'esempio più importante è quello per il quale noi quest'anno sì, le fontine verranno vendute anche al taglio, che è molto importante. Sebbene siano già anche quelle preporzionate, i negozianti potranno scegliere sia il taglio che le preporzionate. Direi che è una novità importante perché andiamo incontro a quelle che sono le esigenze. Altre situazioni che ritengo doverose di essere menzionate sono il fatto che promuoveremo queste fontine anche non solo in Valle d'Aosta, ma anche su città come Torino e Milano. Il terzo punto che la Chambre ha fatto quest'anno è che invece pubblicizzerà su dei mezzi di comunicazione francesi e svizzeri e anche nel vicino Piemonte e Lombardia tutte queste iniziative, compresa la Fontina d'Alpage, per attrarre più turisti possibile in Valle d'Aosta e che possono, attraverso le eccellenze enogastronomiche e le iniziative valdostane, poter essere in qualche modo partecipi di questo nostro prossimo Natale.